non è possibile ricordare una sola cosa. Infatti, quando provi a pensare a un dettaglio, come il colore della maglietta che un tuo amico indossava la scorsa settimana, ricordi anche altri dettagli. Ad esempio, il luogo in cui l'hai visto e le cose di cui avete parlato. L'ippocampo è la parte del cervello che immagazzina i ricordi. Di solito li impacchetta insieme, inclusi i più piccoli dettagli. In media, le papille gustative durano 10 giorni. Sono gruppi di cellule sensoriali sulla lingua. Le papille più vicine alla superficie hanno vita più breve. Per questo non devi aspettare molto a lungo prima di sentire di nuovi sapori dopo esserti bruciato la lingua. Una teoria dice che il déjà vu è una sorta di ritardo nell'elaborazione del cervello. Gli scienziati pensano che accada quando il cervello trasferisce informazioni da un lato all'altro e c'è un ritardo di una frazione di secondo. Ciò significa che il cervello riceve le stesse informazioni due volte e le elabora come due eventi separati. Solo il 30% delle persone può allargare le narici e un terzo può piegare il pollice all'indietro. Alcune persone possono produrre ruggiti nelle loro teste. Devono solo irrigidire l'orecchio o la mascella. C'è un piccolo muscolo nell'orecchio. Smorza i suoni forti, come quando mastichi. Ma alcune persone possono flettere quel muscolo e creare un rombo udibile. Le tue dita sono sensibili, ma centinaia di volte meno delle labbra. Inaliamo molti detriti, inclusi 700.000 scaglie della nostra stessa pelle, solo in un giorno. Uno spasmo ipnico è una contrazione che provi mentre ti stai addormentando. È un movimento muscolare brusco che si verifica durante la fase del sonno non REM. Puoi anche avere l'illusione di cadere. Una delle teorie è che quando ti stai per addormentare, il tuo cervello vede il rilassamento dei muscoli come un segno che sei nei guai e che stai cadendo. Quindi invia dei segnali ai muscoli per proteggerti. La sinestesia è l'abilità rara di una persona del riuscire a gustare la musica o ascoltare i colori. Solo una persona su 2000 ci riesce. Per alcune persone il coriandolo sa di sapone perché la pianta contiene una sostanza chimica utilizzata nella sua fabbricazione. Ma solo dal 4 al 14% della popolazione mondiale ha dei geni speciali in grado di rilevarlo. Il 18% delle persone può muovere entrambe le orecchie in contemporanea, mentre il 22% può muovere un solo orecchio alla volta. Chi ci riesce ha conservato dei muscoli rudimentali che avevano i nostri antenati. Ed è una cosa che hanno anche i gatti. I lividi cambiano colore nel tempo. Appare un livido perché c'è una fuoriuscita di sangue sotto pelle. Piccoli vasi sanguigni vengono schiacciati e il sangue vi rimane intrappolato. In principio il livido è rosso perché il sangue è ricco di ossigeno. Poi diventa viola, verde, giallo o persino grigio quando i livelli di ossigeno diminuiscono. Il sudore non ha odore. L'odore sgradevole è causato dai batteri sulla pelle. Quando il sudore esce dai pori, i batteri lo scompongono in acidi. Ciò che la maggior parte dei deodoranti fa è eliminare i batteri sulla pelle. La gente sognava in bianco e nero molto più di oggi. Questo perché guardava la TV in bianco e nero. Il gorgonzola influisce sui sogni e li rende più vividi. I gusci d'uovo potrebbero essere usati per rigenerare le ossa umane. I gusci d'uovo di pollo contengono carbonato di calcio, che è qualcosa che abbiamo nelle ossa. Il cibo sull'aereo ha un sapore diverso. Questo perché perdi fino al 30% della sensibilità nelle papille gustative a causa della secchezza e della pressione in cabina. È particolarmente vero per i cibi salati e dolci. Le narici non funzionano sempre con la stessa efficienza. Quando respiri, una narice fa la maggior parte del lavoro e si danno il cambio ogni 2 ore. Non potresti assaggiare il cibo senza saliva. Le papille gustative hanno dei chemorecettori che riconoscono sapori diversi. Ma hanno bisogno di liquido perché questi sapori si leghino alle molecole. Inoltre, non puoi assaggiare ciò che la saliva non dissolve. Il cervello non sente dolore. Ha un centro per il dolore,
ma non hai i recettori del dolore stesso. Quando ti fa male la testa, puoi sentirlo a causa dei nervi, dei tessuti e dei vasi sanguigni intorno al cervello. Un singolo capello umano può supportare 100 grammi di peso, quanto due barrette di cioccolato. Le unghie dei piedi crescono quasi 4 volte più lentamente delle unghie delle mani perché sono esposte meno e vengono utilizzate meno frequentemente. Avrai sicuramente qualche foto in cui hai gli occhi rossi. Quando il flash della fotocamera si accende, i tuoi occhi non sono preparati per così tanta luce. Le pupille rimangono dilatate, motivo per cui la luce viene riflessa dai vasi sanguigni della coroide, uno strato di tessuto nella parte posteriore dell'occhio, che nutre la retina. Il polmone destro è più grande di quello sinistro perché deve fare spazio al cuore. I tuoi denti sono l'unica parte del corpo che non può guarire da sola. Il massetere è il muscolo più forte in assoluto. Insieme al resto dei muscoli della mascella, può serrare i denti con una forza pari a 90 kg sui molari e 25 kg sugli incisivi. Le cipolle producono un irritante chimico. Stimola le ghiandole nei nostri occhi, facendoli lacrimare. Il naso può memorizzare fino a 50.000 profumi e rilevare più di un trilione di odori. Tutti noi abbiamo un odore unico, a eccezione dei gemelli identici. Questo odore è in parte determinato dalla genetica, ma dipende anche dalla dieta, dall'igiene e dall'ambiente. Mangiare la neve non è il modo migliore per mantenersi idratati. Il corpo consuma troppa energia per trasformarla in acqua. La neve può fornire un po' di idratazione, ma abbassa anche la temperatura corporea, il che non è l'ideale se stai cercando di sopravvivere alle rigide temperature invernali. Bruci tra le 100 e le 200 calorie all'ora stando in piedi. Stare seduti brucia 60-130 calorie, a seconda di altezza, peso, sesso ed età. Il cervello ghiacciato è una fastidiosa emicrania da gelato. È così che il tuo cervello ti dice di rallentare, o meglio, di smettere di mangiare qualcosa di così freddo. Lo scopo principale delle ciglia è proteggere gli occhi dalla sabbia, dall'umidità, dalla polvere e dai detriti nell'aria. Le ciglia percepiscono quando qualcosa si sta avvicinando troppo, come un insetto, e attivano il riflesso delle palpebre. Sbattere gli occhi aiuta anche a eliminare delle minuscole particelle o dei detriti bloccati nei puncta. Sono quelle piccole aperture che hai nelle palpebre. È da lì che fuoriescono le lacrime. Le sopracciglia impediscono al sudore di scorrere verso gli occhi. Anche la pelle e la forma delle ossa fanno in modo di dirigere il sudore verso i lati del viso. Non siamo i più veloci, i più forti o i più grandi del regno animale, ma siamo i migliori nella corsa su lunghe distanze. Abbiamo infatti le gambe lunghe e il nostro corpo può perdere il calore in eccesso tramite la sudorazione. Anche molto tempo fa i nostri antenati cacciavano gli animali inseguendoli per lunghi periodi di tempo e alla fine riuscivano a sfiancarli. I 5 sensi fondamentali sono gusto, tatto, vista, udito e olfatto, ma abbiamo anche altri sensi. La propriocezione è quando il corpo è consapevole delle sue parti e della loro posizione, anche se non le vede. Ad esempio, se il tuo braccio è dietro la schiena, sai che è lì. Se fossi un polipo, non lo sapresti. Perché queste creature non sanno che le loro braccia esistono se non le vedono. La termocezione è la capacità di percepire la temperatura. L'equilibriocezione è il senso dell'equilibrio. Hai anche la nocicezione, cioè puoi sentire dolore. Poi c'è la cronocezione, percepisci lo scorrere del tempo. Ce ne sono altri nel regno animale, come l'elettroricezione e la magnetoricezione, ma non appartengono a noi umani. Non puoi vedere le papille gustative. Quelle piccole protuberanze sulla lingua sono papille linguali. Ne esistono 4 tipi: circumvallate, fogliate, fungiformi e filiformi. Sono tutte ricoperte di papille gustative, tranne l'ultima, la filiforme. Questa è responsabile del senso del tatto sulla lingua.
Il tuo mignolo contiene il 50% della forza totale che hai nella mano. Il fegato è un organo molto importante ed è responsabile di 500 singole funzioni. Fino al 10% è costituito da grasso. Il fegato può rigenerarsi. Puoi bruciare calorie con un bagno caldo, tante quante ne perderesti con una passeggiata di mezz'ora. La maggior parte delle persone ha bisogno di 7 minuti per addormentarsi. Questo tempo si accorcia se hai appena consumato un pasto abbondante e gustoso. In media il cuore è grande quanto un pugno. Batte 115.000 volte e pompa circa 7.500 litri di sangue al giorno.